Come potrete facilmente immaginare, questo è un tornante. E come potrete vedere, questa è una Maxi Adventure. Ma sarà proprio vero che con le Maxi Adventure, ovvero con quelle moto che pesano oltre 200 kg, hanno potenze comprese tra i 70 e i 170 cavalli, una ruota anteriore da 21 o 19 pollici, fare i tornanti è davvero più difficile? È quello che cercheremo di capire in questo video, che non vuole essere una guida completa su come fare i tornanti, in quanto l'ho già fatta, ma come bisognerebbe adattare la guida quando si guida una moto di questo tipo. Prima di continuare, però, solite raccomandazioni: iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e attivate la campanellina delle notifiche, in quanto è davvero l'unico modo che avete per supportare il mio lavoro. Qui siamo al colle della Lombarda, ovvero all'inizio, è uno dei miei colli preferiti, è ancora chiuso, meglio nella parte alta, ma la parte iniziale è tranquillamente praticabile ed è stupenda perché c'è tutta una serie di tornanti davvero molto stretti dove poter imparare con tutta calma. Prima di metterci alla guida, assicuriamoci di adottare la corretta posizione di guida. Come al solito, non state con le braccia tese troppo vicini e rannicchiati. La moto deve essere condotta nella maniera corretta. Arretrate il sedere, abbiate una bella piega del ginocchio, regolate la distanza e l'altezza della leva del freno, che può variare a seconda dello stile di guida, a seconda della vostra corporatura, ma anche a seconda della calzatura che state utilizzando, e soprattutto state morbidi sul manubrio. Non va stretto, non scappa da nessuna parte imbullonato alla piastra di sterzo, semplicemente dovete essere morbidi e soprattutto avere il braccio perpendicolare al manubrio in modo da poterlo controllare al meglio e col minimo sforzo. Piccola tip: siccome i tornanti richiedono un po' di sensibilità in più, magari evitiamo di utilizzare dei guanti estremamente pesanti e grossi. Vedete, io sto utilizzando quelli della Five Gloves modello TFX4. È un modello fatto completamente in maniera sintetica, quindi possiamo dire che è vegano, ma non per questo manca di protezione. Tanto grip nella parte inferiore, ha degli inserti in Kevlar che permettono di avere sia protezione che resistenza all'abrasione, ha questi inserti in gomma che permettono di avere sensibilità e grip sulle leve e sul palmo, ma soprattutto ci sono le protezioni in Ergo Protec per quanto riguarda le nocche, ed è un guanto, oserei dire, perfetto per le nostre Maxi Adventure, anche perché è molto leggero, ci permette di avere tanta sensibilità e può essere utilizzato sia su strada che ovviamente in fuoristrada. È abbastanza economico, siamo sulla sessantina di euro, ma vi lascio in descrizione il link per poter controllare il prezzo e poterli acquistare. Mi sto trovando davvero bene, soprattutto guardate, permettono davvero di avere un'ottima mobilità su tutte le dita. Saliamo in sella e partiamo. Fare i tornanti, per la verità, è molto più semplice di quello che potrebbe sembrare. Prima di tutto dobbiamo toglierci di dosso la paura del fare il tornante. Guardate com'è bello, guardate come chiude su se stesso. Ma cos'è? Non è nient'altro che una curva che appunto ritorna su se stessa. Con le Maxi Adventure, tra l'altro, abbiamo alcuni vantaggi. Prima di tutto quello di avere una ruota che è un po' meno spessa e quindi più facile da far cadere in piega, quindi più facile da direzionare. Dall'altro, siamo naturalmente seduti su una posizione molto più eretta, quindi possiamo naturalmente guardare più lontano. Questo è forse uno degli errori più comuni, ovvero quello di fissarsi a guardare molto vicino. Se io guardo vicino non ho assolutamente il controllo di cosa devo fare, di dove devo andare. Devo guardare il più lontano possibile, e ovviamente la Maxi Adventure, una moto che è fatta anche per fare fuoristrada, ti permette in maniera naturale di fare questa cosa qui. Seconda cosa, guardiamo le traiettorie. Quando facciamo il tornante a destra arriviamo quasi al centro e dopodiché chiudiamo per uscire più stretti possibile. Al contrario, quando facciamo un tornante a sinistra, rimaniamo nella parte più esterna, ovviamente evitando di andare sullo sporco dove potrebbero esserci eventuali detriti. E guardate, io sto comunque già girando la testa dove voglio
voglio andare. Per quanto riguarda i comandi, ragazzi, due dita di conto sul freno anteriore, due dita di conto sulla frizione. Questo perché in discesa è più difficile che ne abbiate bisogno, però potrebbe essere comunque il caso, magari trovate traffico, di dover modulare la frizione. Non agite con quattro dita, perché naturalmente andrete a stringere molto di più il comando e andrete a perdere controllo. Tenete le mani salde sul manubrio in modo da poter fare sempre questo movimento qui e agite con due dita. Anche perché per comandare la frizione basta davvero poco. Guardate, io appena faccio questo movimento la frizione stacca, se io accelero la moto gira a vuoto, non va. Ma avere comunque un po' di freno motore potrebbe servire in certi casi, quindi per controllare la frizione solamente due dita. Passando poi allo stile di guida, ragazzi, dipende molto dalla velocità da voi. Perché più affrontiamo il tornante in maniera veloce, più potrebbe essere opportuno uscire un po' col busto. Più affrontiamo il tornante lentamente, come sto facendo io in questo momento, più è opportuno utilizzare la tecnica del cosiddetto pressing. Quindi, come farò in questo momento qui, buttare la moto giù e controbilanciare dalla parte opposta in modo da mantenere al meglio l'equilibrio. Non abbiate paura di sfruttare tutti i comandi e soprattutto, se necessario, utilizzate il freno dietro, uno strumento che molti ignorano del tutto, ma che invece, soprattutto in questi casi, può tornare davvero molto ma molto utile. Guardate, io adesso non utilizzo il freno davanti, però il pieno controllo della moto tramite lo sguardo, il gas e appunto il freno dietro. Uno dei grandissimi vantaggi delle Maxi Adventure è quello di avere in realtà tantissima mobilità per quanto riguarda il manubrio. Proprio questo ci aiuta tantissimo a fare i tornanti. Quindi, tornante a sinistra, traiettoria larga, controbilanciamo e, come potete vedere, esco tranquillamente. Se notate maggiore difficoltà o notate che il motore è un po' brusco, utilizzate una mappa che sia il più docile possibile, come per esempio la Rain. Vedete, io anche qui, se magari mi trovo in difficoltà e faccio piano 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 con la Rain, nel momento in cui giro l'acceleratore ho molta dolcezza da parte del motore. Abbiamo questi aiuti elettronici, se li avete, utilizzateli in maniera intelligente. Non è che dovete utilizzare la Rain solamente quando è bagnato, ma potete sfruttare le varie mappature a seconda di ciò che andrete ad incontrare. E in questi casi la Rain ovviamente rende il motore molto meno brusco e più docile, e questo vi permette di gestire molto meglio la moto. Per quanto riguarda le marce, utilizzate sta cazzo di prima. La prima marcia per molti sembra quasi un tabù, bisogna usarla solo per partire e a volte neanche in quella condizione là. Ragazzi, se fate i tornanti piano come li sto facendo io adesso, è inutile mettere la seconda. Adesso proviamo a fare questo tornante in seconda a 20 all'ora. Vedete che alla moto sì, lo fa, ma non gli piace. Dobbiamo agire un attimo con la frizione, dobbiamo magari evitare un ostacolo e diventa tutto un po' più brusco, un po' meno agile. Mentre se scaliamo in prima, guardate, io non uso neanche la frizione e riesco a chiudere il tornante nel migliore dei modi, per avere poi un bello spunto e mettere la seconda al rettilineo e scalare al prossimo tornante. Quindi non abbiate paura di utilizzare la prima marcia, anche perché se abbiamo tutti i controlli, abbiamo anche il controllo di trazione, per cui non c'è pericolo di fare high side, soprattutto a queste velocità. Detto questo, iniziamo a fare tanta pratica e, per esempio, in questo caso abbiamo un ostacolo che può essere del bagnato. Cos'è bisogna fare? Rallentare la velocità, freno dietro un pochettino, ma ricordiamoci sempre di utilizzare la traiettoria migliore che ci mette più al sicuro. Il prossimo tornante lo farò sbagliato, enfatizzando parecchio quello che fanno molti motociclisti, ovvero arrivare al centro della carreggiata, guardare troppo vicino e uscire completamente in contromano. Se io faccio questa cosa qui, ragazzi, è molto pericoloso, perché non ho assolutamente margine di manovra. Un tornante fatto in maniera corretta dovrebbe essere fatto, uno, mantenendo sempre la propria corsia e non invadendo la corsia opposta, arrivando come se dovesse far essere leggermente lunghi, buttando giù la moto e dopodiché uscendo via nella maniera più agile possibile.
adesso però aumentiamo un po' il passo e vi faccio vedere come utilizzare al meglio il freno posteriore. Guardate, per tutta la percorrenza del tornante io lo tengo premuto e dopodiché lo lascio per uscire. Non abbiate paura anche qui di scalare una, due, tre marce. Adesso rimettiamo la prima, breve scodatina in ingresso. Vedete, qui c'è del bracciolino. Cosa faccio? Rallento. Non è che dobbiamo fare il gran premio, per cui dobbiamo mantenere per forza la stessa andatura a qualsiasi costo. Se troviamo traffico, macchine, ostacoli, detriti, rallentiamo, andiamo piano piano e cerchiamo di gestire la moto a bassa velocità. Come si acquisisce la consapevolezza di gestire la moto a bassa velocità? Semplice, facendo gli esercizi sui parcheggi, e c'è un video sul mio canale che ho fatto un paio di anni fa che vi spiega benissimo che tipo di esercizi fare e come prendere sempre confidenza. Vedete, io come se scissi largo, ma dopodiché raccordo ed esco stretto. In questo modo sempre il pieno controllo di ciò che potrebbe succedere. Mentre per quanto riguarda il tornante a sinistra, cerco di percorrere la linea più esterna buttando giù la moto, inclinandola e cercando di guardare con lo sguardo sempre il punto di uscita. Per rispondere all'annosa questione che abbiamo analizzato a inizio video, ovvero è più difficile fare i tornanti con le Max Adventure, in realtà ragazzi no, è molto più semplice, perché avete una moto che in linea di massima è un po' più facile da condurre e soprattutto non vi mette in difficoltà anche per le manovre strette. Ha una ciclistica che è un po' più agile rispetto ad alcune moto da 17 pollici, soprattutto per quanto riguarda le moto più sportive, e soprattutto a bassa velocità risultano sicuramente molto più gestibili, per cui non abbiate paura e affrontate anzi le vostre paure e i vostri timori facendo più esperienza possibile. Fare i tornanti in realtà è una cosa molto molto divertente, e esercitarvi nella maniera corretta, ma soprattutto acquisire la giusta tecnica, vi permette poi di potervi divertire con qualsiasi moto. Alla fine, come ripeto spesso, non è importante la tipologia di moto che guidate, è importante usare la giusta tecnica in modo da evitare qualsiasi tipo di problema, prevenirli e divertirsi in qualsiasi condizione. Vedete, adesso c'è dello sporco, però non mi preoccupo più di tanto perché sono in pieno controllo della mia moto. Cerco di gestire la situazione e riesco anche a divertirmi. Ovviamente se avete il quick shifter, forse sui tornanti non è tanto il caso di usarlo, anche perché potrebbe rendere la moto un po' più nervosa. Usate la frizione sulle cambiate. Usa la frizione sulle cambiate. Vedete, freno dietro, cerco di gestire come usarlo. Adesso sto accelerando e rilascio il freno proprio quando esco dal tornante. Il freno davanti quasi me lo dimentico, perché il freno davanti serve per rallentare tantissimo, non per gestire la traiettoria della moto, soprattutto in curva e soprattutto quando, come in questo caso, abbiamo delle condizioni di aderenza non perfette. Il freno dietro invece fa proprio da timone, ci permette di governare la moto al meglio. Insomma, guidare la Max Adventure per molti potrebbe rappresentare un ostacolo. È vero, sono moto più alte, è vero, sono moto forse un po' più tecniche, un po' meno familiari rispetto a ciò che siamo abituati a vedere tra sportive, sporturer e tanto altro, ma vi posso assicurare che con le Max Adventure si può piegare tanto, ci si diverte tanto e in realtà facilitano di molto la guida, anche e soprattutto in queste condizioni. Se avete una moto con ruota da 17 nei tornanti, potreste fare un po' più fatica, come faccio più fatica io quando guido la Tuono, perché in quel caso, avendo pochissimo
raggio di sterzo, devo buttare tanto la moto e soprattutto non mi posso permettere di avere velocità troppo basse, cosa che invece con questa Transalp posso tranquillamente fare e avendo sempre il massimo controllo. Per questo video però è davvero tutto, fatemi sapere se avete altre domande su come fare i tornanti con una Maxi Adventure, fatemi sapere qual è la vostra esperienza, se siete passati magari da una moto più sportiva ad una moto di questo tipo, quindi con ruota da 21 o 19 pollici, qui sotto nei commenti, e se avete altri suggerimenti fateli a chi potrebbe insomma cercare altri feedback e altri aiuti, e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!